Festa dell'accoglienza questa mattina nel piazzale della scuola Paolo Emiliani Giudici. Primo giorno di scuola che è stato salutato con gioia dagli alunni. Dopo le vacanze estive si ritorna tra i banchi e adesso bisogna studiare. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo. Abbiamo in mente grandissimi progetti proprio con l'aiuto dell'associazione di Monica. E anche dell'aiuto dell'amministrazione comunale. Speriamo. Speriamo. Dunque si chiede un aiuto concreto all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, il comune di Gela ha investito tanto nelle scuole, crede nelle scuole, in quello che è l'insegnamento che arriva alla scuola e tanto nelle strutture quanto nei docenti, nei dirigenti, in tutto il personale, diciamo, ripone grande fiducia. Quindi è giusto dire che questo di quest'anno, come ogni anno, è un percorso difficile che faremo insieme, ma sottolineiamolo, diciamolo ancora una volta, la scuola è veramente il primo elemento della nostra società, non è solo un modo di dire, e lo vediamo anche il primo giorno di scuola, quanto entusiasmo, quanta gioia c'è nelle famiglie e nei bambini. La manifestazione di oggi è stata presentata da Monica Bevelacqua, docente di lettere. Dopo la presentazione del Festival del Golfo, adesso bisogna dedicarsi interamente alla scuola. È proprio nella scuola che voglio operare, lì dove mi si dà la possibilità di poter esprimere anche attraverso le mie competenze artistiche, anche quello che sono, io sono ben felice di farlo. Avremo anche un ampliamento, opereremo in questo ampliamento dell'offerta formativa per la scuola, quindi è soltanto un punto di partenza e spero di far bene, di lasciare contenti questi genitori. Tra l'altro la cosa importante di questa scuola è proprio, vogliamo curare l'aspetto proprio della valorizzazione del territorio e quindi è nostra premura, è nostra preoccupazione valorizzare al massimo questa struttura e questa parte di Gela che merita tanto.